Amici e colleghi di B-Lab Consulting, un saluto a tutti voi e benvenuti in questa nuova puntata dove vi parlerò dei nomadisti. Ora, per chi non è addetto al settore, è chiaro che magari può sembrare una parola un po' strana, ma sono quegli apicoltori, a tutti gli effetti, allevatori di api che spostano i propri alveari per, diciamo, raccogliere in diversi altri areali. Si incontrano il più delle volte su strade, addirittura su autostrade, con dei camion veramente molto grandi. Ecco, magari è il vicino in attesa di qualche piccolo apicoltore che all'indomani, in una visita di un proprio apiario, si vede a qualche centinaia di metri un numero esagerato di alveari che sono stati, diciamo così, disseminati nella notte. Bene, a parte questo, ma il nomadismo è una pratica apistica vera e propria, regolamentata e disciplinata. Intanto all'interno di una legge quadro nazionale, la 313 del 2004, che chiaramente consente di spostare le api da parte dell'apicoltore per incrementare le proprie produzioni e quindi aumentare i volumi di prodotti apistici da poter fare. Poi ci sono a cascata una serie di leggi regionali che fanno dei riferimenti magari specifici sulle distanze, magari sugli ingressi limitati in alcune areali e così via. Beh, il nomadista che ci ritroviamo magari vicino, guardiamolo non come un nemico che ci viene a depredare in quel momento, perché insomma la flora apistica è a disposizione di tutti, poi sostanzialmente l'apicoltore nomadista frequenta quell'areale sicuramente da tantissimo tempo e ci abbiamo fatto caso quando siamo diventati apicoltori. Bene, dicevo, sfruttiamolo magari nell'occasione che lo incontriamo lungo la strada per scambiare, come dire, delle chiacchiere per approfondire magari delle tematiche apistiche. Sono delle risorse vere e proprie perché sono apicoltori che hanno un vissuto apistico notevole, delle grosse capacità. Sono aziende importanti, con una logistica imponente, l'azienda apistica nomadista italiana è un'azienda che in Europa si fa valere. Credo che siano degli esempi che sono simili a quello italiano, un po' in Francia e forse in Spagna, però insomma il nomadista italiano sposta qualche migliaio di alveari in pochissimi giorni, ci sono nomadisti che percorrono tantissimi chilometri, addirittura dal nord Italia scendono giù in Sicilia, prima scendevano in Calabria, ovviamente adesso chiusa per problemi legati alla tinea tumida. Anche io stesso per diversi anni ho praticato attività di nomadismo, l'apicoltore molisano, ho spostato le mie api dal 95-96 per circa 10 anni giù in Puglia per la produzione dell'ottimo miele di agrumi. Ebbene, ho un bellissimo ricordo di quel periodo, di quell'attività comunque frenetica che si concentra tutta in un periodo. Adesso ho ridotto notevolmente il mio raggio di azione e mi muovo in uno spazio di 30-50 km al massimo. L'apicoltore nomadista è un apicoltore professionale, professionista, che vive di apicoltura e produce tanto miele. Quindi il suo impegno è quello di produrre miele. Il miele poi del nomadista è quello che finisce sugli scaffali della GDO. Diversamente io credo che ne sarebbero sprovvisti gli scaffali dei supermercati, perché il piccolo apicoltore che spesso è impegnato in una filiera corta è più delle volte una vendita diretta, una vendita al mercato, una vendita al negozio. Ecco, l'ingresso in GDO è chiaramente più tipico di aziende molto grandi che poi chiaramente acquistano da apicoltori che producono grossi quantitativi di miele. Gli apicoltori nomadisti vivono grosso modo le stesse problematiche comuni a tutti gli altri apicoltori, cioè hanno a che fare chiaramente con clima e ambiente. Clima chiaramente, come si è visto negli ultimi anni, purtroppo le produzioni sono scese notevolmente. E anche il nomadista, benché sposta i suoi alveari, alcune volte ha problemi nel produrre quantitativi adeguati per salvaguardare il proprio reddito. Per quanto riguarda l'ambiente, chiaramente dove ci sono ambienti con problemi di pesticidi, si mette a rischio la vita delle proprie api.
Quindi volevo fare un saluto, un grosso in bocca al lupo a tutti gli amici e colleghi apicoltori nomadisti d'Italia che in questo momento si stanno muovendo in lungo e largo a spostare i propri alveari. Bene, un grosso in bocca al lupo e speriamo che la natapistica premi un po' tutti, chiaramente, da un punto di vista produttivo e da un punto di vista poi di vendite successivamente. Bene, vi saluto, al prossimo filmato, continuate a seguire Bilab Consulting su YouTube e sugli altri social. Arrivederci. Arrivo in apiario, pronti per essere caricati per la fioritura degli agrumi. 8 aprile 2020. Buonanotte, andò. Domani mattina.